Il domatore di Aquiloni, l'officina manageriale per gestire l'impresa, un podcast di Parole di Management. Nella puntata di oggi del Domatore di Aquiloni entriamo in Leone Alato. Siamo in compagnia di Marco Doria, Group CFO appunto del Leone Alato. Lo salutiamo subito e gli diamo il benvenuto al nostro podcast. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Andiamo con ordine perché oggi stiamo entrando in un'azienda davvero molto particolare, quindi cerchiamo di capirci di più facendoci aiutare proprio dal nostro ospite. Leone Alato è parte del gruppo Assicurazioni Generali. Nasce l'azienda nel 1851 per opera dei direttori provinciali, diciamo, del gruppo Generali, che nacque 20 anni prima, quindi nel 1831. E nacque per una visione lungimirante da parte appunto degli allora direttori provinciali, che si tradusse nell'acquistare circa 2000 ettari di palude, perché tale era, vicino a Caorle, perché quando furono fatti i lavori di deviazione dei fiumi Sile, Livenza e Piave, che minacciavano la sopravvivenza di Venezia, la zona antistante Caorle si trasformò in una palude, una larica. Acquistarono questi 2000 ettari e, grazie all'aiuto dei contadini dell'epoca, vennero riportati alla luce appunto 2000 ettari di terreni fertili. Da lì iniziò lo sviluppo appunto del segmento agricolo da parte del gruppo Generali, fino ad arrivare ai giorni nostri. Oggi il gruppo Leone Alato, di cui fa parte le tenute del Leone Alato, è il gruppo agricolo più esteso che c'è in Italia. Noi abbiamo circa complessivamente 18.000 ettari di proprietà, dei quali 1.000 a vigneti. L'obiettivo che abbiamo sul segmento vitivinicolo, così come sul settore dell'agricoltura tradizionale, che è quello dei seminativi, così come quello dell'allevamento o della produzione di energia da fonte rinnovabile, è quello di valorizzare il territorio in cui siamo presenti. Noi siamo presenti, diciamo, da nord a sud sul territorio italiano, e nel DNA dell'azienda c'è proprio quello della valorizzazione delle culture, delle tradizioni e delle storie locali, che quindi trovano la loro massima espressione nella qualità e nell'eccellenza dei prodotti del territorio, che appunto desideriamo portare ai massimi livelli sotto il profilo qualitativo. Quindi questa è un po' la mission che contraddistingue la nostra, diciamo, operatività strategica, e che ereditiamo dai nostri avi, perché tale lo è sempre stata fin dal momento della fondazione di questo gruppo. Beh, insomma, siete più vecchi dell'Italia di fatto, quindi siete nati prima voi dell'Italia che conosciamo. Esattamente. Quindi avete visto non solo nascere l'Italia, ma l'avete accompagnata fino ad oggi su un settore, quello dell'agricoltura, fondamentale, lo sappiamo anche a livello europeo, ma a livello mondiale, uno dei settori certamente più importanti, quindi insomma siete protagonisti di uno sviluppo non secondario. Assolutamente sì. Ed è, diciamo, uno dei valori più elevati che ci contraddistinguono e che ci sforziamo di preservare, sviluppandoli ovviamente, portando il nostro settore in quella che è l'agricoltura 4.0, e quindi con tutte le innovazioni in ambito tecnologico che fanno di questo settore uno dei protagonisti principali nell'evoluzione anche del nostro settore economico. Di fatto il gruppo è sempre stato all'avanguardia proprio dell'applicazione della tecnologia nel campo, e questo tanto più oggi quanto più si avverte la necessità di preservare il territorio, di preservare l'ambiente, essere, diciamo, sempre più rigenerativi rispetto alle pratiche agricole, con tutte le tecnologie che appunto ci aiutano in questo senso, dai satelliti alle centraline di rilevazione meteorologica, ai sensori in campo per determinare
umidità, temperatura, livello di idratazione dei terreni, fino ai pivot per l'irrigazione 4.0 che ci consentono di irrigare dove serve, quanto serve, quando serve, consentendoci così ampi risparmi dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse idriche, fino diciamo, trattamenti in campo a rate variabile, appunto con l'utilizzo dei rilevatori satellitari che ci consentono anche in quel caso di ridurre tra il 20 e il 30% il gasolio agricolo piuttosto che altri prodotti chimici dei quali appunto utilizziamo poche quantità. Non è il tema del nostro podcast, però è un argomento che spesso affrontiamo, per esempio quello che in fabbrica non si esce più per chi lavora sulla catena di produzione, tutti sporchi di olio, di grasso, come un tempo, anche in agricoltura non esiste più la figura dell'agricoltore che certo si sporca le mani, però adesso deve essere, avere delle competenze molto diverse rispetto al passato, anzi probabilmente si deve formare per questi, per maneggiare queste nuove tecnologie. Assolutamente sì, anche su questo noi siamo sempre, diciamo, pronti con attività di formazione e di aggiornamento per tutti i nostri colleghi che lavorano quotidianamente sul campo, perché oltre all'attività ovviamente manuale, questa è imprescindibile ed insostituibile, specie per quanto riguarda il settore vitivinicolo e specie per quelle coltivazioni, diciamo, di vigneti che prevedono per i disciplinari specifici delle varietà che stiamo coltivando raccolta a mano, per esempio, raccolta a mano per certi varietà. Peraltro invece c'è la necessità di utilizzare la tecnologia. Stiamo anche testando l'utilizzo di mezzi agricoli che funzionano con i pannelli solari e senza operatore a bordo, quindi anche qui c'è una formazione particolarmente elevata che noi diamo ai nostri colleghi in campo, così come tutta la tematica legata ai presidi sulla sicurezza dei colleghi che lavorano appunto nei vigneti o in campo. Provo a riportare un po' la nostra discussione, che è certamente molto interessante, ma probabilmente rischia di portarci un po' fuori tema rispetto appunto alla tematica principale del podcast, che riguarda la leadership. E quindi le chiedo, come già fatto con tanti nostri ospiti, lei come declina questa tematica? Allora, quella della leadership è una tematica assolutamente essenziale, mi ha sempre interessato a sviluppare a seconda del luogo, del settore e anche degli interlocutori con i quali collaboro. Nel caso specifico, in questa azienda sono presente da 3 anni, il settore è molto complesso e le attività che ricadono sotto la mia area di competenza in questi 3 anni hanno visto un'enorme mole di lavoro, proprio perché per far fronte alla riorganizzazione industriale, al riassetto societario e aggiungo all'avvio di tutta una serie di cantieri di lavoro legati appunto alla digitalizzazione dei processi amministrativi, ha richiesto un enorme sforzo da parte di tutti i miei colleghi e collaboratori. E in questo senso uno sforzo anche da parte mia di poter esercitare il mio ruolo di coordinatore e di responsabile in termini di leadership particolarmente importante. E alcune caratteristiche, secondo me, sono quelle del coraggio, della determinazione e dell'empatia. Di fatto sono le 3 caratteristiche che mi sono accorto, che ho dovuto mettere in campo con maggior priorità rispetto a quelle più classiche che sono legate all'autorevolezza del mio ruolo, che deriva dalla competenza, dalla preparazione professionale, eccetera, che di fatto oggi si danno quasi per scontate. È ovvio che chi esercita un ruolo di responsabilità come il mio deve avere la preparazione tecnica sottostante. Meno scontato è il fatto di avere delle soft skill che mi consentano e che consentono a chi esercita il ruolo di CFO, che
Di fatto è colui che racconta le dinamiche di crescita e di sviluppo di un'azienda, deve avere per appunto costruire una squadra che sia committata nel raggiungimento di così tanti e sfidanti obiettivi e così in poco tempo, anche avendo anche così poco tempo. Quindi coraggio sicuramente, determinazione e resilienza, perché poi ovviamente il gruppo di lavoro è vario, eterogeneo, la scelta è stata quella anche di introdurre competenze nuove nel mio gruppo di lavoro, giovani, neolaureati, che sapessero, quindi il mio ruolo è stato anche quello di accompagnarli in una fase di integrazione con invece i colleghi di maggiore esperienza, per creare quel giusto mix di freschezza, di entusiasmo, di idee, di think different, come si dice, e di passione che altrimenti non ci avrebbero consentito di affrontare e superare queste numerose sfide. Fatto salvo che, appunto, come ci stava raccontando, le competenze tecniche, ovviamente quelle si possono imparare, si devono imparare in percorsi formativi anche classici, però come si dà a un manager il coraggio, la determinazione, la resilienza e come genera empatia se non ha un corso, non ha un maestro? Come ha fatto lei a sviluppare queste competenze soft? Allora, un po' grazie ai maestri che ho avuto nel mio passato, un po' da autodidatta anche, nel senso che da sempre ho coltivato la passione per queste tematiche, la tematica della leadership, la tematica del team building, eccetera. Da un lato ancora un po' la mia esperienza di sportivo, non nego che l'essere stato atleta e allenatore al suo tempo mi abbia aiutato anche ad affrontare certi aspetti della vita di team in modo propositivo, proattivo ed efficace. Dall'altro ancora l'esempio che ho avuto da i maestri che ho avuto qualche anno fa, mi riferisco alla mia precedente, ora qui in questo gruppo sono relativamente da poco, ma nella mia precedente esperienza lavorativa ho attinto molto dall'esempio, dallo standing e dall'approccio, diciamo, metodologico che ho visto e che ho assorbito facendolo proprio dai colleghi che ho avuto nella precedente azienda dove ho lavorato per molti anni, per cui mi sono stati di grande ispirazione e di grande aiuto e supporto. Quindi da loro ho cercato di cogliere il meglio e di tradurlo, poi adattandolo evidentemente al nuovo ambiente, alle circostanze differenti, al settore completamente differente in cui oggi mi trovo. Non può però liquidare il discorso sportivo in due parole, perché se è stato così importante nel suo percorso professionale, un approfondimento dobbiamo pur farlo, quindi ci dica qualcosa in più. Io ho fatto per molti anni l'atleta di nuoto in particolare, e anche l'allenatore di nuoto, e questo è uno sport che richiede prima di tutto, se fatto a livello agonistico, molta molta dedizione, molto sacrificio, molto spirito di abnegazione e grande commitment sugli obiettivi. Evidentemente, ricollegandomi a quanto dicevamo prima sul coraggio e sulla determinazione, questi si affrontano e si sviluppano se si hanno ben chiari gli obiettivi dinanzi a noi, e non c'è nulla e nessuno che possa distoglierci dal raggiungerli. Nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli che ogni giorno si possono incontrare. E questo fatto di aver appunto, di averlo sperimentato in una disciplina sportiva che richiede, credo, più di qualsiasi altra disciplina sportiva, forse la ginnastica, l'atletica, una così tanta energia, così tanta passione, così tanta appunto spirito di sacrificio, mi hanno aiutato moltissimo. Come è fatto? Come si fa a generare spirito di squadra in uno sport singolo che però immagino ha bisogno anche di un gruppo? Assolutamente sì, è proprio nei momenti in cui la testa è fuori dall'acqua
proprio perché è uno sport individuale, sono proprio in cui la testa è preda d'acqua, che la bravura del coach, dell'allenatore, di creare lo spirito di squadra si vede, perché poi comunque il gruppo sportivo del moto è un gruppo che passa molte ore assieme, nonostante sia per la gran parte del tempo con la testa immersa nell'acqua, ma per il resto passa molte ore della giornata assieme, e quindi la bravura sta nel cogliere con le giuste modalità, con le giuste tempistiche, l'opportunità di creare squadra tra i vari atleti. È vero anche che il nuoto comunque prevede delle prove agonistiche di gruppo, tipo la staffetta, per cui anche lì è necessario che ci sia grande sintonia, grande capacità di saper leggere i tempi del compagno di squadra e grande capacità di sostenersi l'uno con l'altro. Come si crea armonia in un gruppo di persone che, per loro indole, tutti gli sportivi cercano di primeggiare rispetto agli altri? Come si fa a creare armonia, coesione? La si cerca, la si realizza cercando di far mettere in luce, di far portare, diciamo, a galla, scusa il gioco di parole, le caratteristiche tipiche che ciascuno ha. Questo vale nello sport così come nella vita professionale, nel lavoro. Ciascuno portatore di talenti, ciascuno ha la capacità di offrire un contributo in termini di visione e di approccio operativo peculiare che rende ciascuno di noi unico e distintivo. E quindi l'abilità è quella di mettere in luce tutte queste caratteristiche e di farle primeggiare per il bene tanto del singolo quanto ancora di più della squadra. E come si motivano le persone in questa fase? Quindi qui passiamo al lato azienda, ma immagino anche che la vita da nuotatore, da allenatore di nuoto possa aiutare. Come si motivano le persone in questa fase così strana nel mondo del lavoro? Le si motivano, a mio parere, rendendole sempre quotidianamente partecipi degli obiettivi strategici dell'azienda. Le si motivano ricordando a ciascuno il ruolo indispensabile, imprescindibile, fondamentale che ciascuno di noi svolge nella propria attività quotidiana, anche la più, mi consenta, più semplice, per il raggiungimento di un obiettivo comune. Quindi la valorizzazione dei colleghi e delle abilità e delle competenze è essenziale, anche se queste abilità e competenze sono quelle, diciamo, apparentemente a minore impatto, ma nell'ambito di un contesto più complessivo, di un progetto più ampio e di un obiettivo unitario, sono comunque imprescindibili e necessarie tanto quanto quelle dell'amministratore delegato o del presidente o del responsabile commerciale, perché tutto si rivolge al raggiungimento di un unico obiettivo. Prima ci ha raccontato le caratteristiche del leader, le sue caratteristiche, coraggio, determinazione, resilienza, empatia, ma quali sono le caratteristiche che cerca nelle persone di cui si vuole circondare? Che cosa devono avere? Devono avere la voglia di mettersi in gioco, devono avere la voglia di guardare oltre lo schermo del computer, devono avere la voglia di alzarsi dalla scrivania, uscire dall'ufficio, entrare nell'ufficio accanto per condividere informazioni, per confrontare punti di vista, per mettere a terra esperienze e approcci operativi diversi. Devono avere voglia di sentirsi parte integrante di un progetto che li vede comunque protagonisti. Ma a mio giudizio il primo requisito essenziale è la voglia di mettersi in gioco, di uscire dalla classica, è una frase che sembra ormai ripetuta, inflazionata, ma nulla è più rispondente al vero, di uscire dalla zona di comfort, dove magari lavorando
per molti anni nello stesso ufficio si rischia di cadere o di rimanere intrappolati. Quando si affrontano così tante e così tante in poco tempo cambiamenti, la necessità di rimboccarsi le maniche e di riconsiderare che ciò che si è fatto fino a quel momento può essere fatto diversamente al fine di portare maggior valore aggiunto all'azienda e anche alla propria crescita professionale è essenziale. Quindi lo sforzo è quello di aiutare e sostenere e accompagnare i colleghi in questo percorso di determinazione e di consapevolezza. Lei pensa che la narrazione che viene fatta sui social, in particolare mi riferisco a LinkedIn, del mondo del lavoro, possa in qualche modo aver così creato questa situazione del lavoro dove c'è magari meno coinvolgimento, meno passione, meno voglia di guardare oltre lo schermo del PC e restare nella propria zona di comfort? C'è una distonia fra la realtà e la narrazione social? È difficile rispondere a questa domanda. Io credo che, come in tutti gli ambiti, la realtà vissuta ogni giorno è a volte differente e a volte anche molto differente rispetto a quella che si legge sui social, nel caso specifico LinkedIn o altri social, che sono più a volte delle vetrine utili per obiettivi autoreferenziali più che altro. La realtà di ogni giorno invece è fatta di ostacoli, piccoli, grandi lotte, ma anche di grandi soddisfazioni. Quindi credo che si debba valutare con grande attenzione e con un certo distacco ciò che si legge sui social e considerare che l'esperienza sul campo, l'attività quotidiana, spesso raccontano molto di più o è difficile raccontare le difficoltà di ogni giorno che spesso non vengono trasferite sui social. L'ho rispolverata da un po' questa domanda, ma la faccio anche a lei. Qual è il suo libro preferito? Non ce n'è uno solo, ce ne sono più di uno, sono anche molto diversi da loro. Uno è Le memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, un altro è Il nome della rosa di Umberto Eco. Questi sono, diciamo, i due libri che devo dire sono quelli che mi hanno affascinato e coinvolto di più. Ce n'è un terzo che è I pilastri della terra, un po' più leggero, di Ken Follett, ma anche questo l'ho letto almeno 4 volte. Beh, anche queste letture sono state dei buoni maestri, delle brave maestre per lei nella sua attività professionale? Ah, beh, direi di sì, per quanto siano differenti tra loro. A me piace molto leggere e mi piace leggere cose anche molto varie tra loro, però certamente sì. Un po' l'elemento che accomuna comunque questi tre libri è la profondità della ricerca storica, del dettaglio, dell'analiticità, della precisione con cui si raccontano fatti, avvenimenti, ma anche con un trasferimento di emozioni e di passione. Io ringrazio Marco Doria, Group CFO del Leone Alato, grazie per averci fatto scoprire le sue passioni, le sue caratteristiche, per aver condiviso con noi anche che tipo di stile manageriale ha, che cosa significa per lei la leadership, grazie anche per averci raccontato le sue letture, ma anche il suo passato o presente di nuotatore, allenatore di nuoto. Grazie per essere stato con noi al Domatore d'Aquiloni. Grazie, è stato un piacere, grazie mille a voi. Io come sempre ringrazio i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento alla prossima puntata del Domatore d'Aquiloni. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata.